complimenti a tutte le autorità, al sindaco, al presidente della regione, al preside, a tutti, al vescovo, a tutte le autorità presenti. Io volevo però salutare innanzitutto i ragazzi di questa scuola, perché questa scuola è vostra. E una di voi, Chiara, ci ha lasciato questo disegno al sindaco e a me e a Luciano, all'altro Luciano, sono tutti Luciano qui, e a Luciano D'Alfonso, oltre che al vostro Luciano, al sindaco. Scuola d'Italia, dove ci sono due mani che fanno un cuore, il tricolore del nostro, della nostra bellissima bandiera e che il sindaco ha nella sua fascia, e il messaggio grazie a tutti voi. In realtà non siete voi a dover dire grazie a noi, perché noi stiamo mettendo i soldi sulle scuole soltanto facendo il nostro dovere. Noi però dobbiamo chiedervi delle cose a tutti voi. A voi, a Marco, a tutti voi, a tutti i ragazzi con cui abbiamo parlato prima. E cioè di tenerla molto bene questa scuola. Perché questa scuola non è soltanto una scuola sicura, è anche una scuola bella. E la scuola deve essere il luogo in cui, insieme ai vostri professori, alle professoresse, vivete bene nel luogo della bellezza. Ora non ve la voglio far troppo lunga. E non voglio neanche fare troppi ragionamenti politici, anche se quello che hanno detto il sindaco e il presidente della regione lo condivido totalmente, e in particolar modo ciò che avete detto sull'edilizia scolastica. Lo diciamo forte da Spoltore, lo diciamo forte in tutti i luoghi in cui andiamo. Non è pensabile che noi viviamo una stagione in cui diamo all'Europa ogni anno 20 miliardi di euro, come Italia. Non vi domandate perché, cioè domandiamoci, è una scelta del passato, ogni anno diamo 20 miliardi di euro. Ne recuperiamo indietro 12. Siamo generosi con l'Europa, perché siamo uno dei paesi più forti d'Europa. Però nel riceverne indietro 12, non riceviamo né un aiuto sull'immigrazione, ed è una cosa vergognosa, perché noi ragazzi dobbiamo salvarle le persone che rischiano di morire in mare, eh? Non credete a quelli che vi dicono il contrario, quando c'è qualcuno che rischia di morire in mare si va e si salva sempre, si fa di tutto perché queste persone possano avere un futuro, ok? Allo stesso modo dobbiamo chiedere all'Europa, ehi, se siamo solidali sempre. E allora, siccome ogni anno diamo 20 miliardi e ne recuperiamo indietro 12, almeno chiediamo che i soldi che servono per l'edilizia scolastica siano considerati fuori dal computo del patto. Questo è una cosa fondamentale. Però non voglio farvi discorsi politici, questo lo diciamo, lo facciamo, lo continueremo a dire. Voglio soltanto limitarvi a un elemento di gratitudine. Io ho fatto il sindaco, sono stato meno bravo di Luciano perché lui a un certo punto, sai Presidente, che questo sindaco era attenzionato negli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca, perché ha detto: chi è sto sindaco di Spoltore che ha portato via tutti questi soldi per la sua comunità? Quindi è stato particolarmente bravo, complimenti. Il sottosegretario ha detto: ma chi è questo? Ma tu, boh, chi lo... Ci siamo messi a indagare, ma dopo. Però lui è stato bravo a portare i soldi per la vostra comunità. Ma da sindaco vi dico che non c'è momento più bello di quello in cui si inaugura una scuola. Perché puoi fare tutti i discorsi di questo mondo, ma la scuola è il luogo del futuro. Voglio chiedere agli insegnanti di dare, ma lo fanno già, del proprio meglio. Ci sono state anche tante polemiche in questi anni e continueranno ad esserci, ne sono assolutamente certo, ma voglio chiedere loro di continuare a svolgere questo servizio prezioso, che è quello di formazione, di educazione alla libertà di un ragazzo, di un adolescente. È il servizio più bello del mondo, educare e formare alla libertà. Voglio chiedere ai genitori che sono qua un aiuto. Anch'io sono genitore, figli scuola media, elementare, media e superiore, quindi li ho tutti e tre in questa fase. La nostra generazione di genitori verso gli insegnanti talvolta ha un po' un atteggiamento ondivago, diciamo così. Quando eravamo ragazzi noi e venivamo severamente redarguiti dai professori, si tornava a casa
e i genitori non è che la prendessero benissimo. Talvolta noi genitori invece, quando succede qualcosa, siamo più comprensivi nei confronti dei ragazzi che non degli insegnanti. Forse dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo, tutti insieme, parlo per primo a me stesso, per riconoscere la funzione sociale del ruolo del docente, dell'insegnante, e anche educare i nostri figli ad avere un'attenzione ancora maggiore rispetto a quella che hanno nei confronti della scuola. E a voi ragazzi dico: tenetela bene. Tenetela bene. Questa scuola non ve l'ha regalata il governo, non ve l'ha regalata il comune. Voi avevate diritto ad avere una scuola bella, dove poter giocare, avere un impianto sportivo bello, tutto quello che si vuole. Però ora tocca a voi tenerla bene. Io sono certo che, sentendovi cantare l'inno nazionale come ho sentito entrando, perché sono rimasto colpito dal tono, dal vigore e dalla bellezza della voce dei ragazzi di Spoltore che hanno fatto un inno nazionale... Bisognerebbe dirlo ai calciatori di cantarlo come voi. Sentendo questo orgoglio che avete dimostrato con l'inno nazionale, sono assolutamente certo che terrete questa scuola e la lascerete meglio di come l'avete trovata. Ne sono assolutamente certo e sicuro. Concludendo, grazie di avermi fatto partecipare a questa festa. È una festa che è appena iniziata, perché sull'edilizia scolastica c'è ancora molto da fare. Pensiamo soprattutto nella logica della ricostruzione. C'è qui il sindaco dell'Aquila, che salutiamo, e quindi sappiamo quanto sia importante lavorare per ricostruire, e quanto sia importante che il tempo che è stato perso sia, non dico recuperato perché non sarà facilissimo, ma sia almeno accorciato, e con Luciano stiamo lavorando in questa direzione. Ma pensiamo a tutti quei ragazzi della vostra età che oggi non hanno più una casa o una scuola. Insieme, perché noi siamo l'Italia, faremo di tutto per restituire a loro un tetto e soprattutto un luogo dove andare a imparare la bellezza della scuola. Perché, diciamolo e finisco su questo, io ho chiesto ai ragazzi: vi piace la scuola? Tutti sì, sì, sì. Uno mi ha fatto no. Penso che si riferisse più alla scuola intesa come luogo che non alla scuola fisica. A costui, si dice il nome del peccato e non del peccatore, voglio dire che questa scuola è dedicata a un gigante, a un grandissimo, che proprio studiando in una delle città, non me ne voglia il sindaco di Spoltore e l'ex sindaco di Pescara, e anche una città più belle del mondo, che è una città tra, diciamo, nel centro Italia, non dirò chi, che proprio studiando in questa città ci ha dato la lingua italiana e ci ha dato l'orgoglio di essere italiani. Allora, quando qualcuno pensa che la scuola non è bella, beh, che il nostro padre Dante aiuti tutti noi a innamorarci della bellezza dell'imparare. Grazie a tutti, viva Spoltore e viva l'Italia!